come state? Allora, oggi voglio fare un video con voi in cui rispondo a delle vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Vi ricordo quindi che se non mi seguite su Instagram, il mio nome è il mio nome. Se non siete iscritti al mio canale e vi interessa parlare di capelli ricci, vi piace come lo faccio, insomma, mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale, così mi aiutate anche a crescere se vi fa piacere. Quindi ora ho raccolto un po' di domande che avevo fatto tempo fa in un sondaggio e vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Allora. Eleonora Carini mi dice: ma prima dello shampoo li pettini da asciutti? Se sì, con cosa? Allora, tempo fa io in realtà, mentre facevo video, insomma, vi dicevo sempre questa cosa qui, che pettinavo i miei capelli, prima dello shampoo, quindi da asciutti con una spazzola. Questo lo facevo perché poi nel momento in cui andavo a fare lo shampoo e mettevo balsamo, eccetera, già li trovavo più districati e quindi facevo meno fatica. In realtà questa cosa io non la faccio più, ho perso, diciamo così, questa abitudine, dato che utilizzo balsamo e maschera sempre ad ogni lavaggio. C'è chi dice che è sbagliato, non so, c'è chi dice che non fa male. Poi male a cosa? Non lo so, mi ci trovo bene e quindi lo faccio. Quindi nel lavaggio già li districo tanto e non ho bisogno di pettinarli precedentemente con una spazzola, quindi non lo faccio più. Polly256 mi chiede: parliamo del leave-in. Io ho comprato quello di Kiehl's, ma non ho trovato grandi benefici. Allora, io quel leave-in che dici tu non lo conosco, ecco. Però, se non hai visto il mio video precedente, ti consiglio di dare un'occhiata dove parlo un po' dei prodotti utilizzati, nel senso che parlo di come la vedo io adesso riguardo ai prodotti utilizzati. Ti consiglio quindi di darci un'occhiata e di non soffermarti troppo sul prodotto nello specifico e soprattutto ad una sola tecnica o peggio ancora ad un solo lavaggio. Devi provare un prodotto per più tempo prima di dire definitivamente se è buono o no per te, soprattutto abbinato a delle tecniche diverse. Ma soprattutto abbinato a delle tecniche giuste, quindi fatte bene. Magari, ecco, potresti trovarti bene nel momento in cui cambi alcune cose della tua routine che comunque non ti permettono di avere un massimo risultato. Ripeto, i prodotti sì, sono importanti, però magari concentrati più su accorgimenti, tecniche varie. Potresti rivalutare anche questo prodotto. Comunque non so perché non ti trovi bene con questo prodotto, non so che tipo di capelli hai. Se hai un capello magari che è come il mio, fine, che si sfascia subito, ecco, dovrebbe in realtà non andare troppo male, dato che il leave-in di solito è un prodotto molto leggero, più rispetto a creme o prodotti più pesanti. Se poi hai dei capelli più grossi, provane a mettere di più, non so, valuta anche il fatto della quantità. Ecco, magari non ti trovi bene perché non hai trovato, oltre alle tecniche e tutto il resto, la quantità giusta. Lara270877 mi chiede: hai mai usato il finger coil per dare più forma ai ricci? Non ho provato il finger coil, mai. Lo proverò presto in un video che caricherò qui sul canale per voi, ma comunque io vi aggiorno sempre anche su Instagram. E non l'ho mai provato, sono curiosa di provarlo. Ho provato di recente il plopping, non so se hai visto il video in cui l'ho provato, mi piace tantissimo. L'ho provato anche per più di 30 minuti e top. Quindi ti lascio il link qui giù in descrizione se non l'hai visto, però il finger coil lo proverò presto. Andiamo avanti. Ilalu1 mi chiede: ciao Marta, secondo te è meglio lavare i capelli a testa in giù o a testa in su? Noti qualche differenza? Allora, io solitamente li lavo sempre a testa in giù in un lavandino grande, tipo pozzetto, ecco, e perché mi piace sempre di più farli in maniera indipendente, ecco, rispetto
ai capelli. Mi è sempre piaciuta di più questa tecnica perché mi piace dedicarmi solo ai capelli, quindi se devo fare anche il corpo faccio prima il corpo e poi esco e li lavo. Mi piace di più perché così mi concentro solo sui capelli e sto tranquilla. Generalmente penso che non ci siano tante differenze per quanto riguarda il risultato, anche se magari potresti aspettare troppo tempo nel momento in cui magari tu ti stai lavando il corpo, stai facendo altre cose, si potrebbero già, una volta finito lo shampoo, asciugare un pochino, ma comunque penso che non ci siano problemi nel momento in cui, una volta uscita, se sono troppo asciuttini, ecco, ribagnarli semplicemente. Quindi magari esci dalla doccia, pinzi i capelli, beh, ti vesti, fai quello che devi fare e poi nel momento in cui sciogli i capelli, se li vedi un po' che si sono asciugati, un po' più asciutti, li vai a ribagnare o con uno spruzzino, ti rimetti sotto un lavandino, è molto veloce. Ma non ci sono grandi differenze in realtà, io lo faccio perché mi piace così, ecco. Mi fa anche un'altra domanda: i capelli li pettini ancora prima di fare lo shampoo oppure li pettini prima di mettere lo styling? Ecco, questo qui, questa si rifà alla domanda di prima. Io pettino solamente i capelli in questo modo: metto il balsamo e districo con le mani un po', sciacquo, ovviamente sciacquo, metto un po' di maschera, pettino con un pettine a denti larghi, poi sciacquo. Una volta che vado poi a fare lo styling, li pettino con le mani, con la tecnica del raking e magari con il prodotto nella mano, ovviamente. E poi uso la Denman, che però non serve per pettinare e districare, ma solo per distribuire il prodotto e dargli quell'aiuto in più per arricciarsi. Gabriella Leff mi chiede: ti manca usare i prodotti che utilizzavi prima del Curly Girl Method? Assolutamente no, non mi manca. In realtà vorrei provare tutti quelli adatti al Curly Girl Method perché sono veramente troppo belli, troppo sfiziosi e particolari. Sarà che di quelli non adatti ne ho provati talmente tanti che ora sono curiosa di provare quelli adatti al Curly Girl Method, ma comunque non mi mancano assolutamente. E per quanto riguarda i prodotti del Curly Girl Method non ho intenzione di abbandonarli per il momento, perché la cosa che ho notato più esilarante è che i capelli rimangono puliti per più giorni, e quindi questa cosa, quando utilizzavo prodotti non adatti, magari più schifosetti eccetera eccetera, non mi succedeva, dovevo lavarli più spesso. Ora con il Curly Girl Method ho notato questo e quindi non tornerei mai indietro, anche solo per questo. La mia D'Amico mi chiede: perché la permanente fa sempre i boccoli stretti e non larghi come i tuoi? Allora, innanzitutto ti saluto, ciao Lamia. Per quanto riguarda la permanente, solitamente i parrucchieri utilizzano sempre dei bigodini molto stretti ed è per questo che i ricci non vengono larghi ma vengono stretti. La larghezza del riccio dipende dal bigodino utilizzato. Solitamente, ecco, se si fa una permanente utilizzando dei boccoli più larghi, i ricci verranno più larghi. Però è anche vero che quasi nessuno fa questa cosa qui. Quando le persone fanno la permanente, solitamente utilizzano dei bigodini più stretti. E non so dirti perché, ecco, anche i parrucchieri a volte non sono propensi, ecco, ad utilizzare dei bigodini più larghi, ma ad esempio se tu utilizzassi dei bigodini larghi, ad esempio così, già ti verrebbero dei boccoli più o meno come i miei. Credo che i parrucchieri tendano a utilizzare i bigodini più stretti perché i ricci tengono di più. Solitamente dopo un po' magari possono tendere a perdere un po' quel riccio e quindi, essendo più riccio, tiene di più. Se già i boccoli sono larghi, poi andando a scendere l'effetto si perderebbe. È anche vero però che la maggior parte delle persone che fa la permanente, delle donne, ecco, sono adulte e quindi con dei capelli corti magari, e quindi queste preferiscono utilizzare dei bigodini più stretti perché appunto poi la piega che loro fanno tiene di più. Cioè, solitamente si fa non per portarli ricci, molte delle persone che ho visto è questa, la permanente si fa non per tenere i capelli ricci poi fatti
al naturale, diciamo così, ma sempre con una piega liscia, magari voluminosa o abboccolata in fondo, in modo che tenga di più. Quindi ecco, l'unico modo per far venire dei boccoli più larghi è utilizzare dei bigodini più larghi, che però in realtà non è neanche comune, ecco, come cosa che i parrucchieri abbiano questi bigodini più larghi utilizzati per la permanente, che sono diversi da quelli utilizzati per la messa in piega. A volte neanche ce li hanno così larghi, ecco, i bigodini. Non ti so dire perché, ma penso che non sia comunque una cosa molto richiesta, ecco, forse per questo. Comunque, niente ragazze, queste sono le piccole domande che mi avete fatto e vi ho risposto. Spero di avervi comunque tenuto compagnia e di esservi stata almeno un po' di aiuto. Ci vediamo presto nel prossimo video in cui vi mostro come utilizzo la Denman a testa in giù, che è l'unico metodo finora che faccio sempre e che mi piace di più. È il giusto compromesso tra definizione e volume. Però poi voi vi dirò meglio nel prossimo video. Alla prossima, ciao!